Grazie per l'invito, anch'io faccio parte di un'associazione un po' più strutturata della vostra, che è il Partito Democratico, sono consigliere regionale in Lombardia, vengo dalla CGIL e quindi vi parlerò del lavoro provando a mettere così nella vostra discussione alcune riflessioni che derivano non solo dalle esperienze che ho avuto modo di fare nei 30 anni che ho militato all'interno della Confederazione, ma anche del ruolo che sto svolgendo in questo momento in Regione, essendo componente segretario della quarta commissione, che è la Commissione Lavoro Attività Produttive. Non prima però di avervi intanto ringraziato per l'invito, facendovi un grosso in bocca al lupo relativamente a questo progetto che state provando a costruire, a realizzare, che è particolarmente coraggioso anche perché avviene qualche giorno prima della fatidica data nella quale si deciderà il destino dell'Italicum. E io vorrei però soffermarmi un attimo su questo aspetto perché secondo me è particolarmente importante, nel senso che negli interventi precedenti si è parlato del cattivo funzionamento della democrazia. La risposta che sta provando a dare il Partito Democratico a questo tema sono le riforme, qualcuno diceva la Delrio, titolo quinto, riforma costituzionale, riforma elettorale. È una risposta al cattivo funzionamento della democrazia che va verso un modello di democrazia, tra virgolette, decidente. Questo termine lo utilizzò Veltroni nella famosa Assemblea del Lingotto. Cosa significa? Una democrazia dove il modello partecipativo vengono messi da parte, dove si individuano precise responsabilità da parte delle persone e dei soggetti, in questo caso politico, e dove naturalmente si vanno a ridurre quelli che sono gli spazi di partecipazione, il voto di preferenza e quant'altro. E secondo me è una risposta sbagliata a un problema concreto. Ora bisogna dimostrare di avere la capacità di mettere in campo un modello che possa essere alternativo, che sia in grado di partire dal presupposto di favorire quelli che sono la partecipazione dal basso, delle associazioni e quant'altro, e che questo modello risponda però anche a un'esigenza di efficienza dal punto di vista anche dei processi decisionali. Perché purtroppo uno dei problemi che viene spesso utilizzato per giustificare il superamento ad esempio del Senato o le riforme costituzionali è che quel Parlamento non era in grado di decidere, non era in grado di fare e nel frattempo il Paese stava affondando. Questa è la logica molto semplificatoria sulla quale però bisogna provare a riflettere. Sul tema del lavoro potremmo entrare nelle tecnicalità, però mi pare che alcuni elementi di fondo andrebbero affrontati. Primo elemento. Continuiamo a sentir parlare di crescita, a secondo delle legge di stabilità, documento economico finanziario, ci sono le stime di Banca Italia, ci sono le stime dell'osservatorio Confindustria, insomma stiamo discutendo di qualche percentuale, 0, qualcosa. Tendenzialmente con questa crescita non ci sarà nuova occupazione. E nel caso ci dovesse essere è perché occupazione tra virgolette drogata. Drogata da che cosa? Dagli incentivi, drogata da tutta una serie di meccanismi che sono comunque meccanismi temporalmente limitati nel tempo. Allora, l'elemento, la nostra riflessione è questa. Noi possiamo ipotizzare un modello di sviluppo nel quale i dati di crescita siano del 7, dell'8, del 10% e soprattutto lo siano per periodi non un anno o due anni, per periodi molto più lunghi? Io penso di no. Penso di no in una condizione di no. Allora, una delle questioni che secondo me noi dovremmo avere il coraggio di riprendere, perché potrebbe essere una soluzione immediata, è come proviamo a redistribuire il lavoro che c'è. Cioè, come proviamo a redistribuire le ore di lavoro che in questo momento, e tante, si continuano a fare. Guardate che dirla così sembra una questione utopistica, ritorniamo alla battaglia delle 35 ore e quant'altro, ma guardate che dentro la crisi in Regione Lombardia una redistribuzione del lavoro che c'era si sta già facendo e sono le decine e decine di contratti e di accordi di solidarietà che all'interno delle aziende in crisi i lavoratori con le RSU, le organizzazioni sindacali sottoscrivono con l'azienda e sono accordi nei quali quei lavoratori rinunciano a una quota di salario, rinunciano a una quota di lavoro pur di salvaguardare il perimetro occupazionale all'interno dell'impresa. Buona sostanza, ogni persona ha determinate ore lavorate in un anno, rinuncia a una quota parte di quelle ore per darla a quel collega che diversamente verrebbe espulso dal processo produttivo ed entrerebbe. È evidente che è una politica che va sostenuta,
perché con i redditi che abbiamo noi da 1.100-1.200 euro al mese ragionare in termini di riduzione del perimetro delle ore lavorate è un problema, però è una questione che potrebbe essere affrontata. Allora il tema è più avveniristico lavorare in questa direzione o pensare di riragionare un modello di sviluppo che ti dia dei tassi di crescita tale nei quali, attraverso i quali si possano ridistribuire anche le opportunità di lavoro. Questa è la prima considerazione. La seconda, la questione del welfare. Noi siamo una regione in Lombardia dove il modello di welfare da tempo non è più un modello di welfare di natura universalistico e l'accesso è sempre più subordinato a determinate condizioni. Adesso c'è il centrodestra che vuole introdurre il meccanismo e il vincolo dei 10 anni di residenza in Lombardia per poter accedere a quelli che sono i servizi di welfare. Si va dalla casa, alla sanità e quant'altro. Ora il tema è, vogliamo riragionare del modello di welfare sapendo che se non lo affrontiamo noi questo tema andremo sempre di più verso un modello di natura assicurativa dove chi ha un lavoro riesce a pagarsi una polizza, messo in un concesso che ce la faccia, e poi ci sarà un pezzo di salvaguardia solo per le fasce più povere? Io penso che questo sia un elemento di riflessione, mi pare che questo elemento qui non ci sia. E lo dico anche perché poi quando qualcuno dice abbiamo tagliato le tasse, sì, tagli le tasse, poi le tagli agli enti locali, qui si pagheranno più tasse di quanto non le si pagasse prima e quindi il problema rimane. E allora affronto un elemento, se vogliamo ragionare di ridistribuzione del lavoro, che è l'elemento previdenziale. Noi col meccanismo previdenziale introdotto con la Fornero, sulla base di quelle criticità e quell'emergenza economica, sociale, finanziaria, è un elemento perché oggettivamente però ha creato un tappo rispetto alla possibilità di rinnovare diciamo così, quella parte di lavoratori che stavano andando in pensione dando qualche opportunità di più di lavoro ai giovani. Il tema di come riaggiustiamo perlomeno quella legge è un tema di fondamentale importanza, perché altrimenti come dire, avremo in azienda persone che sono sempre più scazzate, scusate il termine, di rimanere a lavorare perché si sono trovati un innalzamento dell'età lavorativa di 5-7 anni di lavoro, e dall'altra parte giovani che poi gli si danno gli strumenti europei della garanzia giovani e non si capisce perché non funzionano. Non funzionano perché, come dire, non creando nuove opportunità di lavoro in questa condizione devi lavorare rispetto alla logica di distribuire il lavoro che c'è. Quando parlo di riforma delle pensioni parlo di come ridistribuiamo il lavoro che c'è. E poi vorrei che sulle pensioni si riuscisse a fare un ragionamento anche non solo quando maturo il diritto per andare, ma con quanti soldi ci andremo. Perché se è vero come è vero che coloro che vanno in pensione adesso, avendo lavorato 35-40 anni, avranno comunque la possibilità di avere, tra virgolette, una pensione decorosa, tutte le proiezioni relative non alla Fornero, all'applicazione della Dini, quindi sto parlando del 1996, ci dicono che stiamo andando verso una direzione dove avremo migliaia e migliaia di persone al di sotto della fascia di povertà. Dopo aver pagato contributi, anche in ragione del fatto che mai come in questo momento, con le caratteristiche del nostro mercato del lavoro, saranno sempre lavori più discontinui e quindi periodi contributivi sempre più spezzettati, con salari sempre più bassi. In un sistema di natura contributiva il tema delle pensioni è un tema che va, come dire, che non può essere derubricato ad altre questioni, perché significa creare le condizioni per nuove povertà. Ultime due considerazioni sono queste. Stiamo ragionando, naturalmente sapete, c'è stata questa controversa, peraltro non ancora pienamente a regime, riforma del mercato del lavoro. Sono stati fatti due decreti, uno dei quali introduce questo contratto a tempo determinato a tutte le crescenti. Bene, non voglio soffermare su questo aspetto, però vi siete sentiti dire, ci hanno detto, che sostanzialmente si sarebbe dovuto passare da un modello di tutela del lavoro nel lavoro a un modello di tutela all'interno del mercato del lavoro. Allora io cito due strumenti che ci sono. Uno strumento è uno strumento straordinario voluto dalla Comunità Europea, che prevede tantissimi soldi dedicati solo per 2 anni, 1,5 miliardi di euro, per i giovani che vanno dai 15 ai 29 anni. Si chiama Garanzia Giovani. È uno strumento di politiche attive per l'impiego indirizzate e focalizzate a questi giovani. Guardate che forse la Regione Lombardia è l'unica regione in tutta Italia dove a fronte di questi finanziamenti abbiamo qualche saldo positivo dal punto di vista dell'inserimento lavorativo dei giovani. Da tutta l'altra parte questi meccanismi non stanno funzionando.
E allora quando mi sento parlare di politiche attive per l'impiego, permettetemi di dire che qualche elemento di preoccupazione ce l'ho. Ma la mia preoccupazione maggiore io ce l'ho nei confronti dei cinquantenni, 55 anni che vengono espulsi da processi produttivi, che sono a 6, 7, 8 anni dal poter conseguire una loro pensione e che non sono ricollocabili. Lo dico per l'esperienza mia, non sono ricollocabili. Poi adesso so che entra uno e dice io sono stato ricollocato. Bene, quella persona, io è una persona fortunata. Ma tendenzialmente, mediamente, sono persone... Cosa sta succedendo in questa regione? Che sta aumentando l'autoimprenditorialità. Cioè ci sono persone, pochissime, chiudo, che sostanzialmente avevano la loro professionalità, che provano a diventare autoimprenditori. La risposta della ricollocabilità di queste fasce, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, è questa? E questo chiama in causa l'ultimo aspetto. Nella riforma del welfare, il tema del reddito, il tema del reddito di cittadinanza è un tema che non può essere più messo da parte. Noi dobbiamo partire dal presupposto che nel diritto di cittadinanza di una persona c'è anche il diritto ad avere un reddito minimo che gli consenta come minimo di vivere e di sopravvivere. Grazie. Grazie.